E che la paura non deve degenerare nel panico e nella psicosi, perché è lecito avere paura, anzi è doveroso nel contesto in cui ci troviamo, ma bisogna guardarsi bene dal far sì che questa paura degeneri, come purtroppo è stato, in un panico generalizzato che ha prodotto psicosi che non hanno giovato alla fine ovviamente alla tenuta del sistema Italia. Come è stato detto e condivido, in buona parte degli altri paesi europei probabilmente si registrerebbero molti casi di coronavirus se si agisse con i tamponi. In Germania, ad esempio, sono stati rilevati 80.000 casi di influenza l'altra settimana e vogliamo pensare che ci siano anche lì dei casi di coronavirus. E Certo. quindi evidentemente la comunicazione fa molto anche nel modo in cui ci si pone, perché qui è stato detto c'è il problema sanitario, evidentemente sì, e lì bisogna dare la parola agli esperti, ma poi vi è il problema anche economico-politico che non deve essere sottovalutato, perché questo è un dramma per l'Italia tutta, come è stato giustamente detto, sul piano economico anzitutto. Ecco, se vi fosse un'Europa che curasse realmente l'interesse degli Stati membri e non interessi altri, agirebbe compatta come un solo corpo, in questo caso andrebbe in soccorso dell'Italia. Invece vediamo, da un lato la Francia che si lascia andare a quelle battute francamente penose che abbiamo visto, dall'altra vediamo gli euroburocrati che in qualche modo vanno a centellinare gli aiuti e a fare sofismi su quali aiuti dare e non dare. Ecco, in questo caso emerge il deficit dell'Europa da un certo punto di vista, come l'Italia finisca Ma per dal suo punto di essere. vista, questo governo, adesso indipendentemente dal governo che guida l'Italia, dovrebbe avere più coraggio, cioè dovrebbe dire: ma quali 3-6 miliardi? Adesso ne faccio una questione di cifra per capirci. Dice: noi abbiamo bisogno di 30 miliardi. Dico una cifra a caso: 30 miliardi a caso rispetto ai dati che sono stati diffusi in questi giorni. Ci vogliono 30 miliardi? O l'Europa ci aiuta o facciamo come ci pare? Cioè, questo ci vorrebbe in questa fase? Eh sì, perché evidentemente quando l'interesse nazionale, in questo caso, entra in conflitto con l'interesse dell'Unione Europea, occorre trovare una mediazione, ma non sacrificare l'interesse nazionale in ragione del calcolo europeo. Quindi ci vorrebbe più coraggio, come dice lei giustamente, ma soprattutto la No, non lo dico, io forza. me lo chiedo. Non No, come ha lo... sollevato lei la questione, ci vorrebbe più coraggio essenzialmente per tutelare maggiormente l'interesse nazionale. La situazione è tragica? Sì. Occorre tutelare l'interesse nazionale? Sì. Bisogna che l'Europa intervenga a beneficio dell'Italia? Sì. Come può farlo? Beh, anzitutto evitando di andare a insistere su certe meccaniche che vanno a nocumento poi dell'Italia in questo caso, che rischiano di metterla ulteriormente in ginocchio. Allora, voglio Per cui. tornare all'anfitrione, ma